Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, sappiamo benissimo tutti perché siamo qui, non facciamo finta di non saperlo, siamo qui ovviamente per andare a parlare, a discutere e analizzare quello che è successo nel terzo quarter rilasciato l'altro giorno da Neo. Sono super preso bene ed eccitato di fare questa analisi, di parlare di questo report in questo video, ovviamente andrò a dare una visione di lungo periodo come faccio sempre rispetto a questa azienda, quindi per non perdervi aggiornamenti futuri su Neo e anche su altre aziende ovviamente iscrivetevi al canale. In questo video, ancora prima di iniziare, voglio specificare che nell'ultimo video, nel precedente video nel quale parlavo di Neo, ci potrebbe essere un dato che è possibile non sia corretto. Quindi un grande ringraziamento va a Leonardo che me l'ha fatto notare, grande Leonardo. In sostanza quelli della CNN Business erano andati a riportare le analisi del prezzo per azioni di Neo nel prossimo anno e avevano previsto dei prezzi effettivamente molto alti che io ho riportato nel video precedente. Ovviamente mi sono fidato di una rivista autorevole come la CNN e quindi sono andato a parlarvi anche io di questi dati. Ma il caro Leonardo, attento come una faina, si è reso conto che anche in passato quelli della CNN non avevano fatto la conversione dal yuan cinese al dollaro, quindi potrebbe essere un dato errato. Quindi per il momento dimenticatevi questo dato, questo ovviamente non cambia assolutamente la mia visione di lungo periodo su Neo, io sono ancora totalmente bull su questa azienda e sono sicuro che nel prossimo periodo ne vedremo delle belle. Ma ora ragazzi, andiamo all'argomento saliente del video. Infatti Neo ha pubblicato il report del terzo quarter. Gli analisti prevedevano un EPS lost in negativo di meno 0.17, che sarebbe stato peggio del loro secondo quarter, che era a meno 0.16. E prevedevano che questo dato sarebbe peggiorato per via dell'uscita del nuovo modello di automobile di Neo, l'EC6. Quindi prevedevano degli incrementi nelle spese dell'R&D, quindi la ricerca e dello sviluppo, e una conseguente ulteriore diluizione delle azioni di Neo. E qui arriva il bello, perché come avevo detto anche in precedenza in altri video, Neo dal punto di vista operativo sta facendo delle cose pazzesche, grandiose. Ma la cosa che più sta stupendo anche gli analisti è quanto stia facendo delle cose grandiose nel breve periodo. Andando a vedere quello che è successo alle azioni di Neo appena sono usciti fuori i primi dati del report, effettivamente abbiamo potuto notare che il prezzo ha sfiorato i 50 dollari per azione. Poi ovviamente i short seller hanno voluto prendere i profitti, liquidarli per incassare il cash. Detto ciò, secondo me l'azione sta mantenendo la grande nonostante tutte le cose che siano successe in questi giorni, da Tesla che è stata aggiunta all'S&P 500, che quindi essendo il diretto competitor di Neo, una notizia negativa in questo caso per l'azienda. Oppure quei famigerati short seller di Citron che hanno cercato di abbassare il prezzo per azioni di Neo al massimo, non so per quale motivo, se magari volevano entrare prima del report, se magari avevano in mente qualche altra idea. Fatto sta che il prezzo sta resistendo alla grandissima. E io credo che sia dovuto principalmente a questo report molto positivo. Ma quello che mi fa specie è quanto profittevole e lucrativa può diventare questa azienda nel lungo periodo, nonostante in questo momento non abbiano la produzione verticalizzata in casa, ma che fanno outsourcing, quindi delegano la produzione quasi completamente alla JAC. Ma questo non è stato, almeno nel breve periodo, assolutamente un problema. Infatti, come dicevo, si presumeva che la perdita sarebbe stata ad un negativo di 0,17, invece è stata di meno 0.14 centesimi di dollaro di perdita per ADS, che non è AIDS, è ADS. E hanno performato meglio di 3 centesimi, che sembra poca roba, ma nel mercato azionario questo fa la differenza. In un mio video precedente avevo detto che secondo me avrebbero aumentato di tantissimo i margini portandoli sopra il 10%. E così è stato. Infatti, come possiamo vedere, hanno portato il loro margine per veicolo da 9.7 al 14,5% ed il loro margine lordo da 8.4 a 12.9%. E ragazzi, questo è assolutamente incredibile. Ed analizzando in realtà i loro dati e cercando di capire e di studiare l'andamento dell'azienda, mi era già chiaro che stavano crescendo ad un ritmo esponenziale. Ma questo è davvero qualcosa di pazzesco. Un'altra grandissima vincita è che le loro vendite sono aumentate del 146,1% e le loro entrate trimestrali sono state di 666,6 milioni nel terzo quarter, un numero abbastanza inquietante sotto tutti i punti di vista. Ma come detto anche in un video precedente, tra le cose secondo me più importanti c'era da capire come sarebbero stati i loro margini dato questa crescita pazzesca e come abbiamo potuto vedere sono stati molto positivi e molto superiori alle aspettative. Andando a fare un'analisi ancora più approfondita, possiamo
possiamo notare che hanno aumentato del 146% le vendite dei loro veicoli e le loro entrate totali sopra del 146,4% anno dopo anno. Le loro loss from operation sono diminuite del 60,7% anno dopo anno, che anche questo è pazzesco, e le loro perdite nette sono diminuite del 58,5% con solamente 154,2 milioni di perdita, che sembrano cifre enormi, ma per un'azienda di questo tipo il fatto di diminuire una perdita del 58,5% in fase iniziale di espansione è incredibile. Quindi ragazzi, come possiamo vedere dopo questo report, sono un sacco di cose positive che si possono dire di questa azienda. Hanno aumentato di più del 100% anno dopo anno le consegne dei rispettivi veicoli, le S8, le S6 e le C6, andando a raggiungere delle consegne cumulative di 63.343 veicoli. Un altro dei fattori preponderanti che ha aumentato le vendite è stato il battery as a service, che in sostanza consente a chi acquista un'automobile NIO di non possedere la batteria, che è il pezzo più costoso dell'automobile. Quindi questa è stata una conseguenza della moltitudine di veicoli venduti. E nonostante abbiano raggiunto 666 milioni in entrate, le prospettive di crescita sono ancora molto alte. Infatti hanno anche da poco lanciato la loro batteria da 100 kWh, che dà un'autonomia ai loro veicoli di 615 km, che per un'auto elettrica, ragazzi, è tantissimo. Hanno inoltre completato l'offerta di oltre 100 milioni di ADS ad un prezzo di $17, e quindi l'azienda non è più alle strette con il cash, con i liquidi, e presumibilmente non lo sarà più per molto tempo. E detto sinceramente, non mi sorprenderei neanche se alla fine del secondo quarter del 2021 il prezzo delle azioni di NIO salisse di parecchio. Beh, non voglio neanche buttare lì un numero così a casaccio in questo momento senza fare un'analisi e senza spiegarne il motivo. Farò dei video successivamente per spiegare secondo me quello che succederà. E uno spunto di riflessione anche molto interessante secondo me va a tutto il management, il CEO Lee Bean e a tutto il management compreso, che sono stati super lungimiranti anni fa nel costruire questi centri swap. Hanno investito un sacco di soldi, quindi potenzialmente poteva essere la loro rovina, questi centri swap, per cambiare la batteria dell'automobile, che gli frutterà anche in futuro, perché altre aziende di auto elettriche affitteranno, tra virgolette, questi centri swap per cambiare la batteria alle loro macchine. Oppure il discorso che facevamo prima del battery as a service. Quindi anche il management, ragazzi, sembra un management tosto e sembra che abbiano fatto degli investimenti lungimiranti che li hanno quasi rovinati, ma che potrebbero tornare di moltissimo in futuro. Inoltre hanno raggiunto un cash flow positivo derivante da attività operative, e per chi un minimo mastica al marketing si può rendere conto di quanto la brand awareness di questa azienda stia cominciando ad essere sempre un qualcosa di più tangibile. Infatti un sacco di persone stanno sempre più appassionando a questa azienda, ai loro veicoli, ai loro prodotti, al loro modello di business. Si sta creando sostanzialmente questa sorta di effetto contagioso. Questo concetto è spiegato molto bene da Jonah Berger, famoso insegnante universitario della Wharton School. Lo spiega molto bene in questo libro che tra l'altro consiglio. Infatti Berger spiega molto bene che tra i più potenti principi di marketing c'è la valuta sociale, che in sostanza cosa significa? Alle persone piace elevarsi socialmente parlando di un'idea, di un prodotto, di un qualsiasi cosa ad un'altra persona, in questo caso di NIO. Infatti la maggior parte degli individui preferisce sembrare intelligente piuttosto che stupida, ricca invece che povera, disinvolta piuttosto che introversa. Quindi qual è la traduzione di tutto ciò? Significa che l'uomo medio in Cina, come in Italia ci può essere il Paolo Rossi, facciamo che in Cina c'è Chang Yang, che parla ad un altro amico di un qualcosa, quando parla di un'azienda come NIO, soprattutto il mercato cinese, è come se si elevasse socialmente, perché sta parlando di un brand che si è posizionato ad una fascia molto alta, riconoscibile, come auto prestigiose. Di conseguenza si crea questo effetto passaparola che va a facilitare il marketing dell'azienda. Stanno riuscendo a creare questa sorta di valuta sociale per chi possiede o chi parla di quell'accessorio, di quel prodotto, come sono riusciti benissimo a fare per esempio Tesla già e anche Apple. Ovviamente NIO non è a quei livelli assolutamente, ma stanno creando questo effetto contagioso di passaparola. Detto ciò ragazzi, non mi stupirebbe per niente se nel prossimo periodo l'azione fosse molto volatile, anche perché funziona proprio così. Molti investitori, quando fanno un alto profitto, cosa fanno? Iniziano a liquidare i profitti, di conseguenza creano volatilità e speculazione all'interno del mercato azionario. Ma ci sono un sacco di cose positive che accadranno secondo me in ottica di lungo periodo per questa azienda. Detto ciò ragazzi, per questo video è tutto. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto e vi sia sembrata una buona analisi. Noi ci rivediamo nel prossimo video.